Salvatore e Nicola stanno in Borgata, la casa loro è un condominio. Al primo piano, che è praticamente un piano rialzato, ci sta il balcone coi gerani della signorina Patrizia, quella che fa 10 lavori tutti precari. Al piano di sotto, che è praticamente un seminterrato, ci stanno loro con lo zio che passa le giornate seduto, ossidato sulla poltrona. Il padre è scappato in Cina a fare il commercio di polli, la madre si è bevuta l'acido. A qualche fermata di autobus ci sta invece il call center, dove Nicola guadagna 85 centesimi lordi per ogni telefonata di 2 minuti e 40 secondi. Una commedia agrodolce in cui il teatro di denuncia, la satira, l'ironia e l'introspezione sposano i ritmi e i modi del nostro tempo. Leggero e accattivante, Salvatore e Nicola porta in scena i sapori, i colori e gli odori di oggi, del tempo che sfugge correndo, perché se è vero che il tempo è denaro, il loro tempo deve essere denaro di qualcun altro. Scritto da Scanio Celestini, Salvatore e Nicola è interpretato da uno dei migliori attori italiani, Giorgio Tirabassi. Scenografia ridotta all'osso, solo una poltrona e una specchiera. In scena per 1 ora e 20 minuti, Tirabassi dà anima e voce ai personaggi immaginati da Celestini, riempiendo il palcoscenico e tenendo incollati gli spettatori fino all'ultimo.